essere orgogliosi di questo sindacato di lotta e di memoria. Significa anche costruire quel patto generazionale tra anziani e giovani, aiutando i loro sogni e le loro esigenze di vita e di lavoro. Un congresso importante, noi siamo molto orgogliosi che si svolga a Torino. Certo, un congresso importante perché la situazione politica nel paese è quella che è, quindi è molto complicata e difficile, e anche la CGIL si deve attrezzare, e per noi è un motivo d'orgoglio che si svolga a Torino in questa sede, per la storia di questa sede e anche perché questa sede dimostra nel bene e nel male la trasformazione di questa città. E dentro questo congresso, oltre ai temi che la CGIL pone sulla manovra, ci sono i temi che riguardano i pensionati, la rivalutazione delle pensioni e la riforma reale delle pensioni che tenga conto della necessità di garantire i giovani, di come si costruisce un ponte fra anziani e giovani e non rivalutando le pensioni per guadagnare qualche miliardo da mettere su quota 100. Ecco. Quindi per noi sono temi importanti dentro il congresso della CGIL per il nostro congresso. Il governo noi non condividiamo le scelte del governo, una manovra assistenziale che non crea crescita, anzi riduce gli investimenti. Sulle pensioni, ripeto, riduce la rivalutazione delle pensioni e anche sul tema delle pensioni non si fa una vera riforma. La quota 100 riguarderà pochissimi lavoratori, mentre noi abbiamo l'esigenza, nella piattaforma unitaria CGIL CISL c'è scritto, di pensare ai giovani, di permettere un'uscita, di provare a creare posti di lavoro. Quindi giudizio è un giudizio negativo, tant'è che ci sarà un'iniziativa nazionale di CGIL CISL sul tema della legge di bilancio. Sono convinto che anche da questo congresso e più in generale dal congresso di questo sindacato potrà venire un segnale forte sulla necessità. Nessuno di noi, credo, sono sicuro, ha nostalgie del consociativismo, ma credo che tutti noi siamo convinti che ci sia bisogno di recuperare un protagonismo politico della società, e qui io penso che il sindacato, sono sicuro che il sindacato, la CGIL darà un contributo significativo, e io mi aspetto che questo aiuti anche a quel rinascimento culturale che è il fondamento per un rinascimento politico del nostro paese. Buon congresso a tutti.